Salve ragazzi, come state? Io sono Briller e oggi sono tornato dopo aver fatto un video molto bello popolare sul mio canale che si chiamava 5 cose normali in Italia che però sono strane in America. Questo video vi è piaciuto tanto e molti di voi mi avete chiesto di rifarlo, però al contrario. Quindi adesso voglio parlare di 5 cose che sono normali in America che però in Italia sono strane. Quindi iniziamo. Allora, la prima cosa, e so che questa cosa vi sorprenderà tantissimo, è che tanti americani, adulti e bambini, bevono un bicchiere grande di latte freddo così con o il pranzo o la cena. E vi giuro ragazzi, questa cosa è normale. Mio fratello è il re di fare questa cosa. Lui ama da morire il latte. So che vi fa tanto schifo e anche a me fa un po' schifo, però devo ammettere che anch'io amo il latte, ma più che altro a colazione e non a pranzo o cena. Ma lui ad esempio beve un bicchiere di latte freddo con la sua cena, una bistecca e patate con... c'è un bicchiere grande là di latte freddo e sono tipo... è strana sta cosa. La seconda cosa è prendere la patente senza saper usare il cambio manuale. Io ho 24 anni, sono 8 anni che ho la mia patente e ancora non saprei guidare una macchina col cambio manuale. Chiamatemi strano, lo so, però in America 95-94% delle macchine sono automatiche e non abbiamo bisogno semplicemente di saper guidare il cambio manuale. Penso sia proprio il contrario in Italia. 90% delle macchine là sono manuali e non sono automatiche. Quindi non so se ce la farei in Italia, dovrei imparare. E delle volte che ci ho provato l'ho trovato molto difficile. Allora, la terza cosa è che non usiamo nessun app sul telefono per messaggiare, ovvero WhatsApp, Line, questi app del genere per messaggiare. Usiamo soltanto e ancora solo SMS. Questa cosa so che vi sorprenderà perché voi siete proprio dipendenti su WhatsApp. E devo ammettere ancora che WhatsApp è molto più forte di SMS o iMessage sull'iPhone. Quindi anche gli americani dovrebbero accorgersene perché è molto utile e molto più bello di SMS. So che per voi è molto diverso e sarà una sorpresa, ma volevo condividere questa informazione con voi. Allora, la quarta cosa, prima di dirvelo, devo dirvi che non tutti gli americani fanno così, cioè io non faccio così, ma ci sono tanti americani che lo fanno. Però bollire la pasta e fare... cazzo, come lo posso dire? Allora, bollire la pasta di qua e fare la salsa di qua, il sugo di qua, scusa. E una volta che l'hai finito, prendi la pasta e aggiungi dall'altra parte il sugo che vuoi. Quindi in teoria potresti fare 3 sughi diversi. Prendi la pasta e aggiungi manualmente il sugo che vuoi. E tanti americani fanno così. E questa cosa va contro l'idea degli italiani, tipo, che hanno inventato la pasta. Quindi lo trovereste molto strano e forse vi incazzate. Quindi mi dispiace al nome di tutti gli americani. Mi dispiace ragazzi, chiedo scusa, ma americani fanno così. Siamo stranissimi con cibo, lo sapete ormai. Ancora mi dispiace, ma fanno così. Allora, la quinta e ultima cosa normale in America ma strana in Italia è, e devo leggere, avere il tritari fiuti nel lavandino. Perché non l'avete? Questa cosa è uno dei pochi di cui non sono d'accordo. Perché non avete un tritari fiuti nel lavandino? Perché è utile quando hai cibo che non hai mangiato ma lo vuoi buttare, e non vuoi buttare nel cestino perché forse puzza o qualcosa del genere. Lo devi tipo buttare nel lavandino e tipo è shredded, tipo spaccato tantissimo. È sparito e non se ne parla più e non c'è più. E dopo averlo fatto, prendi un limone, lo tagli a pezzi e lo metti nel tritar rifiuti, perché così il lavandino ha un buon odore fresco di limone e tutta la cucina è fresca. Questa cosa penso sia utile per noi americani, non so cosa ne pensate voi. Per questo motivo dovreste lasciarmi un bel commento e like e iscrizione, perché adesso il video è finito ragazzi. Spero vi sia piaciuto questo video. Trovatemi su tutti i social network, soprattutto ultimamente Twitter è quello più usato per me per sondaggi quotidiani. E ho anche iniziato a fare un podcast che sto facendo tutti i giorni per parlare in inglese. Se vuoi imparare l'inglese ci sono due modi adesso, anche Bringlese, il mio canale
d'inglese che ha già superato 10.000 iscritti, grazie. E questo podcast si chiama Life of Briller e insomma parlo per 5-10 minuti al giorno in inglese solo per farvi un po' di esercizio, quindi pensateci, trovatemi su Twitter, andate a vedere tutte le mie pagine, ci vedremo alla prossima, peace!